Oh, benvenuti a tutti sul canale di Tax Planning Internazionale. Oggi sono felicissimo di condividere lo schermo con un carissimo amico e collega. Vedete collegato infatti con me l'avvocato Federico Zari Malacrida, per me chiaramente solo Federico, che è un carissimo amico, nonché avvocato tributarista svizzero, con il quale ho avuto il piacere e l'onore di studiare a Vienna per addirittura un anno di tempo che all'epoca sembrava infinito e invece è passato velocissimamente. Allora, grazie Federico, gentilissimo, apprezzo tantissimo la disponibilità e raccontaci se ti va qualcosa di te, 2 secondi per introdurti alla nostra audience e poi partiamo con l'intervista. Sì, buongiorno, buonasera a tutti. Io sono un avvocato appunto svizzero, nato e cresciuto in Svizzera, ho fatto i miei studi in legge e il brevetto d'avvocatura nel cantone di Ginevra, quindi in francese, e poi ho avuto la fortuna di andare a Vienna a incontrare Luca Tagliatela, che come ha detto abbiamo passato un anno straordinario ad approfondire tutte le tematiche inerenti alla fiscalità internazionale. E al rientro ho poi maturato delle esperienze professionali sempre in Svizzera, in ambito accademico, in studi legali e sempre inerenti ad attività legate al diritto tributario. Ottimo, e Ecco. quindi adesso ti trovi in Svizzera, ovviamente, in questo momento ancora. Al momento mi trovo, sì, a Lugano, in Svizzera. Perfetto, anche tu bloccato dalla pandemia, però tendenzialmente diciamo la tua sfera di interesse lavorativa è sempre stata la Svizzera, non ti sei mai mosso. E perché mai Esatto. avresti dovuto, diciamo, considerando che la Svizzera è un ottimo environment per un professionista, soprattutto diciamo nel nostro campo. Adesso poi arrivi. Ok, allora siamo oggi qui perché la Svizzera ritorna molto spesso tra le domande dei miei clienti o dell'audience o dei curiosi, perché, come dire, si parte da un retaggio culturale che parte in realtà dagli anni 80 per quanto riguarda l'Italia, se non prima, in realtà dagli anni 60, no? Quindi c'è questo evergreen che la Svizzera è un paradiso fiscale. Allora, l'italiano è convinto, l'italiano medio è convinto l'italiano che la Svizzera sia un paradiso fiscale. Una volta si andavano a portare i soldi cash nascosti nei cerchioni dei pneumatici delle autovetture. Oggi chiaramente le cose sono cambiate, i bei tempi di una volta, nei quali io comunque non esercitavo, ero troppo piccolo, sono soltanto delle leggende, diciamo così, che mi sono state riportate. Le cose sono cambiate molto, però è rimasta comunque nell'immaginario collettivo l'idea della Svizzera come paradiso fiscale senza se e senza ma. E quindi io ho ritenuto chiaramente opportuno chiederlo a chi in prima persona lo vive il diritto tributario svizzero. Quindi questa è la prima domanda. Andiamo dritti sul punto. Secondo te la Svizzera è davvero un paradiso fiscale ancora oggi? Guarda, è un'ottima domanda, alla quale io da bravo giurista ti potrei rispondere dicendoti dipende, nel senso Chiaramente. che sono tesi di dottorato al riguardo, ma no, concretamente, a parte gli scherzi, le organizzazioni internazionali, tra le quali ad esempio l'OCSE, che si occupa di questioni tributarie, hanno ormai elevato la Svizzera dalle varie blacklist, in quanto non è più considerata appunto un paradiso fiscale. Di conseguenza, l'immagine appunto che uno ha e che viene in Svizzera a portare i soldi e non poterli dichiarare, oppure venire in Svizzera, metterci la residenza e poi continuare a vivere altrove, purtroppo non sono più vere perché la Svizzera ha dovuto implementare in questi ultimi anni tutta una serie di legislazioni per conformarsi appunto a quelle che sono le legislazioni internazionali e adeguarsi agli altri paesi europei. Ciò detto, va detto comunque che la Svizzera rimane uno dei paesi, diciamo, più competitivi a livello fiscale, a livello mondiale. Credo che si colloca sempre nelle prime 5 posizioni in Europa, dietro magari paesi come l'Estonia, la Lettonia, la Nuova Zelanda, troviamo sempre la Svizzera. Quindi rimane a livello tributario un paese molto interessante, ma non è un paradiso fiscale. No, c'è anche da dire che, grazie mille per la risposta, c'è anche da dire che nelle classifiche ufficiali è stata superata di recente dagli Stati Uniti, se non sbaglio, se non anche dal Regno Unito. Comunque ha perso sicuramente colpi anche nelle classifiche ufficiali, al di là chiaramente della tua opinione che poi viene dal campo reale, concreto, cioè lo vedi tutti i giorni
tra imprese, clienti, eccetera, eccetera. Chiaro, chiarissimo, però l'altra domanda allora è questa. Siccome comunque l'Italia è sempre un paese vicino, limitrofo, e comunque la pressione fiscale, l'impianto normativo, l'assenza di certezza del diritto e tutti quanti i problemi strutturali italiani che tu conosci bene sono comunque un problema, quindi la burocrazia, eccetera, eccetera, in ogni caso è evidente che sotto questo profilo, se andiamo a paragonarla con l'Italia, è comunque conveniente per un imprenditore italiano trasferirsi in Svizzera, ok? Quindi, e questa appunto allora è la seconda domanda che ti faccio: che convenienza c'è, o meglio, qual è il tipo di tassazione, di tax burden, di peso fiscale che un imprenditore che viene da solo con la sua impresa può poi trovarsi a seconda del cantone, eccetera, eccetera, in Svizzera? Certo, beh, iniziamo col dire che la Svizzera è un paese federale, quindi ha delle competenze ripartite a livello nazionale, a livello cantonale e comunale. E a livello di tassazione questo si riflette in tre tassazioni differenti, ci sono delle tassazioni nazionali e delle tassazioni effettuate a livello cantonale. Ogni cantone ha delle tasse differenti, applica delle aliquote differenti sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche. E quindi si crea all'interno della Confederazione Svizzera una competizione tra i vari cantoni. Io credo che per gli italiani il primo cantone che ha senso approdare in Svizzera è il Canton Ticino, che è il cantone dove si parla l'italiano. E il Canton Ticino, da un punto di vista fiscale, per le persone svizzere, per le persone diciamo fisiche e per le imprese, si colloca a diciamo metà classifica in Svizzera. Non è il cantone più competitivo, ma non è neanche quello più svantaggioso. Si può dire che bisogna, negli ambiti di trasferimenti, Luca è un grande esperto in materia, avere un consulente alle spalle che possa fare un'analisi ad hoc, caso per caso. Dare risposte generali è sempre difficile, ma quello che posso dire è che una persona fisica nell'insieme ha un carico fiscale intorno al 30%, mentre una persona giuridica, quindi una società anonima svizzera, una società a responsabilità limitata, hanno una liquida nel Canton Ticino che si aggira intorno al 19-20%, rispetto, credo, a quella italiana che è sul 24%. E a questi livelli di tassazione poi se ne aggiungono altri benefici, non è solo la tassazione in sé, diciamo che costituire in una società in Svizzera permette all'imprenditore... Come, scusa? Beh, molto spesso viene sottovalutata anche, diciamo, il costo della struttura. Cioè, avere una SA, una SAGL, per fare un esempio banale, costa molto di più di una SRL italiana, anche a livello di capitale sociale minimo, di contabilità, sì, no? Sì, diciamo che nell'insieme ci sono comunque tutta una serie di vantaggi, come in Svizzera il riconoscimento dei costi aziendali, quindi se uno ha la macchina leasing la può dedurre, oppure il costo del lavoro è abbastanza competitivo per l'imprenditore, per l'azienda. A livello IVA, l'IVA per le aziende si aggira intorno al 7%, in luogo dei paesi europei che applicano circa il 20%, quindi ci sono dei vantaggi. È chiaro che, diciamo, per fare un sunto, conviene soprattutto all'imprenditore benestante. Cosa intendo dire per benestante? Intendo dire che abbia un giro d'affari abbastanza importante. Il piccolo imprenditore, come hai detto tu, in Svizzera, fare un trasferimento in Svizzera rischierebbe di rimanere deluso, perché magari dovrebbe incorrere in troppi costi, non solo legati all'azienda, ma anche per il suo trasferimento personale di domicilio, in quanto deve prendersi un affitto, una casa, che in Svizzera hanno prezzi abbastanza elevati, a dipendenza appunto dei redditi che uno guadagna. Certo, poi chiaramente se comparati con quelli italiani, però diciamo che questa è la mia opinione, no? Chiaramente in 20 anni di esperienza io ho lavorato e lavoro tuttora con la Svizzera. Come ti anticipavo in realtà prima dell'intervista, in realtà lavoro nel senso inverso, mi sta capitando negli ultimi anni, cioè sto portando persone via dalla Svizzera, nonostante siano poi milionari, cioè clienti che fatturano tanto. Questo a maggior riprova del fatto che la pressione fiscale in Svizzera è importante. È chiaro che poi si va in Svizzera non solo per la pressione fiscale, perché c'è certezza del diritto, perché l'amministrazione finanziaria e fiscale è efficiente, no? Quindi in realtà non guardiamo soltanto al tax burden, io lo dico sempre a qualsiasi cliente, guardiamo anche alla qualità della vita, che è evidentemente alta,
no? E guardiamo anche all'affidabilità e la reliability dell'intero sistema, che evidentemente nel caso del sistema federale comunque è elevata, ok? Quindi molti dicono, a me non importa, mi va bene pagare il 30% di tasse, però sto sereno che posso fare delle strutture serie, non ho rotture di palle da parte dell'amministrazione finanziaria, quindi anche questo è un aspetto da considerare. Però, in linea di massima, due considerazioni personali, una su tutte. Secondo me, giusto per dare un riferimento con le pinze, ragazzi che ci ascoltate, però sotto il mezzo milione di euro di fatturato aziendale, corporate, probabilmente esistono alternative migliori alla Svizzera a livello di pressione fiscale, ok? Quindi non voglio dire che non conviene, voglio dire che non è forse la migliore delle destinazioni possibili, considerando di nuovo che a livello aziendale abbiamo una percentuale che varia tra il 19 e il 21% a seconda del cantone, grosso circa, senza dimenticare, come dicevi poi giustamente tu, che poi c'è da aggiungere la tassazione della persona fisica, perché a quel punto esatto, prende i dividendi, lo stipendio dalla mia azienda, eccetera, eccetera, tendenzialmente con l'imposta sulla sostanza intorno al 30% devo arrivarci in qualche modo. Vuoi darci, ecco, questa è una curiosità poi mia, della mia audience, qualche informazione in più su quella che voi chiamate imposta sulla sostanza, come funziona? Sì, allora, per le persone fisiche, cioè a livello cantonale e comunale, un'imposta sulla sostanza che varia appunto da cantone a cantone, come ho detto prima, in genere non supera l'1%, scusi, si aggira normalmente intorno al 0,6 per mille a partire da una sostanza di 200.000 franchi svizzeri, quindi diciamo 200.000 euro per semplificare. Al di sotto dei 200.000 euro non si pagano imposte sulla sostanza, al di sopra dei 200.000 euro si paga lo 0,6 per mille della sostanza. Quindi in sostanza, permettimi il gioco di parole, l'imposta sulla sostanza è una patrimoniale. Cioè andate a vedere qual è il net worth, no, dell'individuo, perché cioè questi 200.000 euro che cosa sono? Sono reddito o reddito più capitale? Allora, sono il capitale, sono la liquidità che tu hai nei conti correnti o nel deposito titoli in banca, e poi viene sommata e viene appunto calcolato così. Il reddito è un'altra cosa, c'è l'imposta sul reddito che non si mischia con l'imposta sulla sostanza. E va detto che in Svizzera, ad esempio, i capital gain sono esenti, quindi se io dalla mia sostanza, mettiamo che ho 50.000 euro sul conto in banca, investo in azioni che compro oggi a 10.000 euro di azioni, le rivendo domani perché ho fatto una plus value, sono salite a 15.000 euro, ho fatto un guadagno di 5.000 euro lordi, questi 5.000 euro non mi vengono tassati in Svizzera. Beh, quindi ci sono, come vediamo, dei vantaggi interessanti anche per quanto riguarda, adesso non so se tu te ne occupi direttamente, però in generale anche per i trader, che sono anche un'altra grossa fetta della mia audience, quindi persone che diciamo tradano e si occupano esclusivamente di mercati finanziari, voi avete la distinzione tra trader amatoriale e trader professionista, per cui realmente grosso circa l'amatore non ha tassazione sul capital gain, il professionista invece sì. Poi come esatto, si determina la linea di confine tra amatore e professionista? Vuoi dirci qualcosa in più? Ma c'è la giurisprudenza che ha posto vari elementi al riguardo e uno deve analizzarli caso per caso. È chiaro che se io che di mestiere faccio l'avvocato e non il trader, mi metto a fare operazioni di compravendita di titoli su base quotidiana e il mio reddito, i miei guadagni derivanti da queste compravendite supera ad esempio il mio reddito annuale da avvocato, secondo questa giurisprudenza allora tutti questi guadagni mi verrebbero tassati perché sarei considerato non più un avvocato ma come un vero e proprio, mi considererebbe il tribunale come l'amministrazione finanziaria, come essere un professionista della finanza. Chiaro. E in quel caso applicate un'imposta sul capital gain, sui redditi finanziari, o va nelle aliquote delle imposte sul reddito personale? Il capital gain? Allora, se nel caso in cui dici mi considerano essere un professionista della finanza? No. Allora, in quel caso lì ci sarebbe, appunto, rientrerebbe il tutto nell'imposta sul reddito. Quindi, cioè, insomma, vi fanno male, questo è il punto fondamentale.
Cioè, non sì, sì, sì. Però per rientrare, diciamo, in questa categoria qua bisogna veramente fare delle operazioni importanti su base quotidiana, cosa che è difficile per un professionista. E lo stesso non è solo legato ai titoli in borsa, ma potrebbe essere anche compravendita di orologi di lusso, compravendita di opere d'arte e quant'altro, insomma. Quindi praticamente la differenza occupazionale... Scusami. No, esatto. La differenza tra occasionalità e professionalità, che chiaramente esatto. Lì interviene chiaramente la discrezionalità dell'organo accertatore, perché non esatto. È che... Ok, la giurisprudenza dà dei riferimenti e quindi però c'è una case by case analysis per forza di cose. Esatto. Ho capito, grazie mille. Invece tornando invece a temi un po' più macro, per non andare troppo lunghi anche, la Svizzera, abbiamo aperto diciamo che la Svizzera era un used to be paradiso fiscale, oggi sempre meno. Io da quello che ho visto da osservatore esterno, perché ti ripeto, sono 10 anni che lavoro con la Svizzera, o per portare imprenditori dentro, per portarli fuori, però la vedo come giurisdizione, e ho visto le cose cambiare, diciamo, dall'inizio dello scambio di informazioni finanziarie automatiche. Cioè, secondo me, o quantomeno dati alla mano, è stata quella l'inizio della fine. Tra virgolette, inizio e la fine, perché poi si apre una porta. Tu da esperto del settore, no? Quindi del diritto, ma anche di scambio di informazioni, come hai visto cambiare la Svizzera in questo senso? Che cosa? Ma, diciamo che con la crisi del 2008 legata al crack della banca americana Lehman Brothers, la Svizzera ha subito un vero e proprio Big Bang, non solo la Svizzera, ma un po' tutto il mondo finanziario e legato alla fiscalità. Cosa intendo dire? Intendo dire che a seguito di questa crisi finanziaria gli stati sono sempre stati più alla ricerca di soldi, gli stati esteri, e per far ciò hanno istituito degli organi competenti specializzati per elaborare tutta una serie di normative al fine di recuperare i soldi che i loro cittadini avevano evaso. E queste normative sono state poi implementate nel corso dell'inizio del 2010, prevedendo in particolare, anche sotto l'impulsione dell'organismo OCSE che si occupa di queste tematiche a livello internazionale, una serie di scambi di informazioni. Sono stati implementati lo scambio automatico di informazioni, lo scambio su domanda, lo scambio spontaneo di informazioni sui rubling. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutti gli stati hanno avuto accesso, senza più neanche dover formulare un sospetto di frode fiscale, ma bastava un sospetto di evasione fiscale nella loro domanda, o neanche quello, perché oggi con lo scambio automatico hanno accesso automaticamente a tutte le informazioni bancarie dei loro contribuenti che avevano magari una relazione bancaria in Svizzera. E quindi per la Svizzera si è trattato di un cambio di prassi, per le banche ha voluto dire assumere molti più, insomma, compliance officer, e anche un cambio di prassi nella relazione col cliente. Se prima era veramente benvenuto ed ha aiutato, ad un certo punto le banche svizzere sono state messe sotto pressione per quasi, non dico cacciare il cliente poco trasparente, ma quasi. Chiaro. E adesso poi a livello fiscale hanno fatto anche lì tutta una serie di trasformazioni normative per rendere, insomma, meno opache certe transazioni di pianificazione internazionale, soprattutto inerente alle imprese, e quindi ci sono stati cambiamenti anche lì. Però devo dire che a seguito di questi anni un po' turbolenti, a inizio 2000, soprattutto tra il 2010 e il 2016, adesso grazie alla certezza nuovamente del diritto, c'è stato un ritorno di tutti i contribuenti esteri che hanno comunque deciso di riaprire relazioni bancarie in Svizzera, forse anche dovuta alla crisi sanitaria che stiamo vivendo attualmente, per avere comunque certezza. E non dimentichiamo che le banche svizzere sono tra le più capitalizzate al mondo, tuttora, oltre chiaramente a fornire servizi e quant'altro, ma il motivo di capitalizzazione è importante, quindi sono solide.
e ha fatto sì che insomma ci sia stata una forte domanda di contribuenti esteri, sia per quanto attiene le banche, sia anche però per quanto attiene la residenza. Ci sono stati parecchi italiani, magari soprattutto del nord Italia, che in questi anni comunque hanno deciso di trasferire la residenza dall'Italia alla Svizzera. Chiaro, e io su quest'ultimo argomento intanto ti ringrazio. Non andrei più lungo di così perché già abbiamo, diciamo, certo, un'intervista corposa, però lasciamo la nostra audience con la possibilità di una seconda chiacchierata più che intervista, perché vorrei ritornare proprio su questa cosa della residenza fiscale, su quanto è difficile oggi ottenere anche il visto, il permesso, il B, il rinnovo del CIPER, ed è un argomento interessantissimo con cui ho a che fare tutti i giorni e che vorrei trattare separatamente, magari appunto ci ritorniamo in una seconda puntata perché siamo andati molto lunghi e non ha senso andare oltre. Però io ti ringrazio infinitamente, sei stato gentilissimo. Grazie. E bellissimo, hai chiarito tantissimi dubbi miei e sicuramente anche della nostra audience. Ritorniamo da te con una seconda parte, diciamo, della chiacchierata. Intanto grazie ancora, ti saluto, ti abbraccio fortemente in attesa di rivederci dal vivo finalmente e andare a festeggiare come ai vecchi tempi di Vienna. Esatto. Okay? E io ti abbraccio, ti saluto. Grazie. E ci sentiamo prestissimo, ok? Va bene. Grazie mille. Ciao, ciao Luca, un abbraccio, grazie a tutti.